amministrazione. Incontro di oggi con il consiglio d'amministrazione ha permesso al sindacato e in particolar modo alla CGIL di ribadire tutta la nostra disponibilità ad un confronto che porti alla salvezza dell'azienda. Noi vogliamo che la trattativa con i fornitori e con i creditori in generale abbia ovviamente successo, che non porti al fallimento dell'azienda, e come diciamo da un anno e mezzo, ormai quasi due anni, noi vogliamo fare la nostra parte, non è che ci viene chiesto, lo chiediamo noi per primi, vogliamo dare il nostro contributo. Però dobbiamo sottolineare un aspetto fondamentale: noi abbiamo bisogno che ci venga presentato, come tante volte promesso dal sindaco, dal CDA, un piano industriale. Dobbiamo essere messi in grado di poter verificare che sia un piano sostenibile, che distribuisca i sacrifici su tutto il complesso aziendale, non soltanto la parte che riguarda i lavoratori, ma sull'intera vita dell'azienda. Noi facciamo la nostra parte, ma è chiaro che deve essere fatto in un ambito che sia complessivo di tutta la vita di AMS. Facciamo la nostra parte, non ci tiriamo indietro. Purtroppo oggi il CDA non aveva questa preparazione, non ci ha consentito quindi di poter avere un risultato più profittevole del tavolo, ma semplicemente si rimanda a lunedì prossimo l'incontro, dove ci verranno presentate, a quanto viene detto, le linee guida sul futuro piano industriale. Bene, siamo pronti al confronto. Rimane confermato tuttavia lo sciopero del 18 di marzo, quindi prossimo venerdì. Perché? Perché attendiamo appunto che vengano mantenute le promesse da parte del Consiglio Comunale sulle linee di indirizzo che garantiscono occupazione, contratto e indotto, e contemporaneamente chiediamo che nell'attuale discussione sul bilancio del Comune non vengano sottratte le risorse già votate e destinate ad AMS. Perché ripeto, noi facciamo la nostra parte affinché la trattativa con i creditori abbia successo e salvi azienda e indotto, ma questo per noi diventa molto più difficile se il Comune leva i soldi. Quelle risorse sono necessarie affinché la trattativa abbia successo, quindi noi facciamo la nostra parte, ma anche l'amministrazione comunale deve fare la sua, mantenendo risorse a disposizione del Consiglio d'amministrazione.